la sfida tra centenari. I lupi fanno visita ai galletti di Romagna, 23esima giornata di campionato di Serie di Girone F. Si apre il sipario al Tullo Morgagni, questo è Forlì Campobasso, in campo è tutto pronto, si comincia. Attenzione il tiro del Forlì, un fulmine a ciel sereno questa proposta offensiva romagnola. Alex Ambrosini sul pallone, tira direttamente in porta Ambrosini, poi la respinta di Sposito addosso al calciatore romagnolo, il pallone che si spegne sul fondo, la barba. Passaggio è per Giacobbe che tenta il tiro, Giacobbe supera adesso l'uomo, il passaggio corto verso Cogliati, si gioca ancora sul lato corto dell'area di rigore, Cogliatti cross adesso il pallone in mezzo, poi ci prova Ranelli a raggiungere la sfera, ce la fa. Pallone verso la barba, poi Giacobbe da fuori, il tiro di Giacobbe sul primo palo, blocca il portiere. Tommasini, lancio, l'apertura dove c'è Giacobbe adesso sulla sinistra. Giacobbe cerca e trova e c'è il gol del Campobasso, il gol di Ranelli e passiamo in vantaggio qui a Forlì. Limite adesso Ambrosini sul fondo, cerca il cross, diventa quasi un tiro che sorvola la traversa, il pallone ma resta in campo, il cross al centro dell'area, ribattuto, poi il tiro al volo da fuori area da parte di Cascione, blocca Sposito, strappa adesso il pallone molto bene Cogliati che si accentra, tiro di Cogliati, è smorzato ed esce sul fondo di testa dal Forlì, poi il palleggio e Ambrosini che comunque riesce a conquistare palla, poi si getta a terra e c'è l'espulsione di Lobello, un'espulsione davvero molto generosa, di esperienza Ambrosini si è gettato a terra, non c'era alcunché. Ambrosini autore di questo fallo non fallo, segna anche oltre la beffa il danno e Ambrosini riesce a riportare le squadre in parità e finisce così il primo tempo proprio sul gol di Ambrosini. Si torna negli spogliatoi. Ripartita adesso la gara, se ne adesso a Cascione al limite dell'area, il tiro di Cascione Sposito con una mano in corner. Cogliati strappa il pallone all'avversario, Cogliati prova a portarsi in zona di attacco sulla sinistra, Cogliati, Cogliati supera bene l'uomo, entra adesso in aria Cogliati, attenzione e c'è il calcio, no, c'è l'ammonizione qui, simulazione. Attenzione adesso il lancio è buono per la barba, il passaggio al centro intercettato, poi ancora Campobasso di tacco e c'è il gol di Jonathan Alessandro che fa esplodere i nostri tifosi di gioia rossoblu. È meritatissimo questo gol del Campobasso, il tacco di Alessandro sul servizio di la barba. Danucci, passaggio al centro dove c'è Giacobbe, poi ancora il pallone, cambia adesso gioco il Campobasso, Giacobbe mette a terra il pallone, poi l'uno contro uno, cerca la porta Giacobbe, abbraccia il pallone Aglietti, Cogliati strappa bene qui il pallone e può ripartire adesso la proposta offensiva rossoblu. Cogliati serve, Giacobbe al limite dell'area, Giacobbe adesso verso il tiro di Paolo, è proprio lui che ha cercato la botta, piattone a cercare il secondo palo. Attenzione adesso anche il portiere in aria, c'è un pallone in più
sono le ultime battute di questa partita. Il cross adesso al centro, attenzione la testa di Cascione, e finisce qui la partita. Il Campobasso vince al Morgagni di Forlì. I rossoblù si mangiano il galletto romagnolo e guardano avanti alla prossima sfida. Intanto continuiamo a vincere e continuiamo a sventolare alti i nostri colori in Italia. Ma no, niente, io l'arbitro, diciamo che io non parlo mai degli arbitri, quindi secondo me la gestione dei cartellini e altre cose erano un po' da rivedere, ecco, quindi poi sbagliano i giocatori, sbagliano gli attori, sbagliano anche gli arbitri, quindi io non ho detto niente, non sono mai stato espulso in vita mia e sicuramente ho protestato, ma non ho offeso, non ho detto niente, l'arbitro ha pensato bene di mandarmi via, va bene così. No, ripeto, sono partite difficilissime, ragazzi, il Forlì è una rosa importantissima, una squadra sulla carta molto forte. Noi venire a fare questa partita qua come l'abbiamo fatta, penso che ai ragazzi gli si deve solo fare i complimenti. Ora è un gruppo incredibile che si aiutano tutti da inizio alla fine. Io anche dopo l'espulsione ho tenuto sempre due punte perché sapevo che gli potevamo fare male in qualunque momento, infatti abbiamo avuto forse alla fine quasi più possibilità di fare dei gol noi che loro, anche se ne eravamo in 10, perché non vedevo proprio nessun problema, ecco, non vedevo come potevano farci male, ma vedevo tanti modi per fargli gol. Ma inarrestabile no, perché le partite sono sempre 1x2 in questo campionato dove il livello è veramente equilibrato. Io penso che ora quello che sta facendo la differenza la nostra squadra, lo spirito, erano questi ragazzi a cui posso solo ringraziare. Quando siamo arrivati in spogliatoio a fine primo tempo gli ho detto fortunatamente si gioca con un pallone solo, quindi anche se siamo in 10 abbiamo tutte le possibilità di vincere la partita, quindi continuiamo a pensare a vincerla. Per me pareggiare è come perdere, quindi o vinci o sei venuto fino a qua per niente. Io penso che sia solo merito del Campobasso che, ripeto, poteva abbassarsi, poteva perdere in autostima, in coraggio. Invece è una squadra che sa che gioca sempre per vincere, che ripartiva e pressava ancora pure anche in un in meno. Penso che, ripeto, non ho mai avuto anche dopo l'espulsione paura di perdere questa partita. Sì, allora Mirko Giacobbe mi ha messo la palla un po' all'indietro e era l'unico modo per girarmi. È stato un gesto istintivo. È andata bene, sono contento di aver fatto gol perché meritiamo questi risultati che stiamo ottenendo, stiamo lavorando tanto e va bene così. Intanto è cercare di far più punti possibile e quindi di allontanare la zona play-out. E poi è normale, arrivati a un certo punto si tirano le somme, è normale che ci auguriamo di arrivare nei play-off, certo.